ho conosciuto il comandante di Palma perché sono arrivata a fine 2020, era già oltretutto in quiescenza e quando però arrivò la notizia, in quel marzo, io ricordo bene quello che mi disse il questore di allora, mi disse a questo funerale devi proprio partecipare. Lì per lì non capii e seguì, devo dire la verità, mi affidai a un giudizio di un amico e di una bella persona. Arrivando un giorno delle esequie, in quella grande piazza di Bra, vidi una distesa di divise, di persone che appartenevano non solo alla sua ultima esperienza lavorativa, ma che lo avevano conosciuto anche in altri territori. Riconobbi persone che venivano dal Savonese, per esempio, dove pure con Cuneo c'è questa contiguità territoriale, che lo avevano apprezzato e gli avevano voluto bene. E lì cominciai a capire che stavamo salutando per l'ultima volta una bella persona. Una persona che era entrata nel cuore di tutti e per il quale tutti avevano lo stesso sentimento di riconoscenza e di riconoscimento del valore. Un valore che oggi mi piace, come ha detto poco fa la dirigente, la dottoressa Nucci, riassumendolo in tre R, io lo riassumo invece in altri tre sostantivi, che sono l'affidabilità, essenziale per chi lavora nel nostro mondo, la competenza, e la generosità. E io credo che questa sia la cifra con la quale oggi noi ricordiamo il comandante di Palma. Vedete, l'intitolazione di una sala è un momento importante, soprattutto per la famiglia. Non è altro che una carezza che noi oggi rivolgiamo con affetto al comandante.